Siamo qui con la professoressa Sgobbino, è una local, giusto? Viene da Firenze. Vengo da Firenze, sì. E è venuta a presentare il suo progetto per il nostro secondo convegno di education. Allora, ci racconti un po' del suo progetto. Allora, il progetto riguarda una sezione scuola dell'infanzia e si intitola La sinergia educativa tra agenzie del territorio e la scuola per lo sviluppo appunto di questo progetto che era dedicata all'educazione alla salute. Infatti si chiamava Bambini sani ed ecologici, un po' scherzoso, un po' serio, per ribadire l'importanza dell'educazione alla salute, nel senso di educazione all'igiene personale, all'igiene, al movimento, per contrastare la sedentarietà dei bambini alla TV e dell'ambiente per imparare il riciclaggio e tutti quei problemi che oggi persistono. Quindi questa educazione qui ha coinvolto però varie agenzie che sono presenti sul territorio e che servivano non come sostituzione della scuola e quindi delle istanze portate avanti dall'insegnante, ma come supporto, come sostegno, come apporto di competenze diverse. Per esempio, nell'ambito dell'educazione alimentare abbiamo coinvolto un cinema per vedere un film. Piovono polpette, era bellino, è piaciuto tanto ai bimbi, però ci ha aiutato a parlare dell'alimentazione sbagliata, sia nell'esagerazione che nella ipoalimentazione. Oppure abbiamo coinvolto un'associazione, non so se posso fare il nome, Certo. l'associazione Slow Food, che si occupa proprio di un'alimentazione equilibrata, adeguata, a misura d'uomo e soprattutto a filiera corta, quindi non solo igiene alimentare, ma anche rivolta al territorio. E lì i bambini hanno imparato a impastare, a fare le tagliatelle, se le sono pure mangiate perché ci hanno fatte mangiare al ristorante. E poi abbiamo ricreato noi lo stesso ambiente nella sezione, in un angolino della sezione. Quindi la scuola che esce, la scuola che riporta dentro queste nuove Quanti competenze. bambini sono stati coinvolti? 22 bambini, il gruppo sezione diciamo, era un pochino più scarso, di solito è di più. E erano bambini di 4-5 anni. Poi dopo l'alimentazione abbiamo parlato del corpo e quindi anche dello sport. Sempre con lo stesso approccio, quindi aprendo la scuola Sì. e collaborando con le realtà territoriali. Quindi il palazzetto dello sport, i tecnici sportivi. Questo vi ha permesso anche quindi di trovare, diciamo, di avere le risorse senza doverle cercare in qualche modo, anche dal punto di vista economico. Sì, no, non abbiamo speso una lira. Infatti, è questo che Molto era questa la poco, domanda. pochissimo, perché sì, abbiamo pagato un biglietto al cinema, un E biglietto le realtà al teatro. locali hanno risposto con interesse a questo tipo di iniziativa, quindi c'è un Moltissimo. interesse a mettere i piedi nella scuola per portare avanti discorsi di questo tipo. Non solo, ma siccome c'è una sensibilità latente che probabilmente non esce. Non esce perché non È viene un messa in po' sminuita risalto. in qualche No, modo. c'è, va solo colta. Noi a tutte le agenzie sul territorio ci siamo rivolte, abbiamo già trovato progetti mirati per bambini. Si tratta di calibrare un attimino per l'età. Chiaramente un bambino di 7 anni risponde diversamente da un bambino di 4, ma una volta che si stabilisce questo rapporto scuola-territorio, si calibra un attimino il tipo di intervento, ma tutti sono disponibili. Immagino che i bambini abbiano reagito bene a questo tipo di approccio, si siano divertiti, Divertiti eccetera. Come hanno tantissimo. reagito le famiglie? Benissimo, perché quando poi siamo parlati addirittura, siamo andati a parlare dello sport, le famiglie hanno assecondato il desiderio dei bambini di fare, per esempio, acquaticità. Ecco, noi li abbiamo portati in una piscina a fare acquaticità e loro li hanno assecondati, hanno proseguito con la famiglia esperienze di questo tipo Quindi è sportivo. servito anche un po' per individuare quali potevano essere, i Interessi, desideri, gli interessi. sì. E anche sull'ambiente, perché raccontavo prima che i bambini, dopo che avevano scoperto che era bello un ambiente pulito, siamo andati all'oasi di Fognano e quindi era tutto pulito, c'era tutto bello, verde, niente sporco, anzi hanno scoperto che l'animale più sporco del mondo siamo noi, con bottigliette, fazzolette e cose varie. Loro poi acchiappavano i genitori, assolutamente non volevano buttare neanche una cicca, un fazzoletto. Quindi diventavano a loro Quindi volta degli educatori. sì, erano talmente, come posso dire, interessati alla questione, effettivamente l'ambiente pulito piace e quindi non solo a scuola ricicliamo tutto perché abbiamo i contenitori, ma anche in famiglia guai a Quindi diciamo sgarrare. obiettivo raggiunto, ma anche di più. Anche di più, cioè siamo contenti perché i bambini erano tutti molto sensibili e abbiamo sensibilizzato anche le famiglie, in questo senso.
c'è stata una sinergia anche con la famiglia oltre che col territorio. Quindi è un modello replicabile, nel senso che senza poche risorse si può ripetere un'esperienza del genere anche in realtà diverse, magari anche in ordini di scuole di età diverse. Senz'altro, perché le competenze che troviamo all'esterno, in agenzie formative, ma anche in imprese, certo, anche un venditore di acquari può spiegare le razze dei pesci e così via. Le troviamo dappertutto. L'importante è stabilire questa sintonia, però bisogna muoversi noi. Sì, bisogna muoversi noi, andare a fare un sondaggio sul territorio. Non si può aspettare che gli altri vengano da noi. E la scuola si deve aprire un po'. Mm. E se dovessi riassumere questo progetto con uno slogan, quale potrebbe essere, o con delle parole chiave? Beh, noi l'abbiamo denominata sinergia educativa fra la scuola e il territorio, però è veramente stare tutti insieme dalla parte dei bambini, tutti insieme, scuola e territorio. Quindi tutti insieme dalla parte dei bambini mi sembra molto efficace. Sì, questo è lo scopo essenziale. Grazie mille. Niente.